Leone Tinazzi. Vai Tinazzi. Ciao a tutti, sono Ernesto Spadalesco, chiamato Tinazzi. Tinazzi mi ha salvato da un sacco di querele come Nick e quindi mi ha dato la possibilità di essere qui. Un po' più avanti così ti inquadra la web. La web, la panza in qua. Ci siamo con alcuni di voi che li conosco, anche tanti, prima ancora che nascesse il movimento. Sono praticamente 3 anni che siamo qui, 3 anni e mezzo, quindi è fantastico solo vedere questa crescita. E non so quanti di voi erano a Firenze, penso che qualcuno di voi sappia un pochino della carta di Firenze, ovviamente, al di là di quelli che nel movimento sono vecchietti. Però temo che non tutti hanno partecipato, hanno avuto la fortuna di partecipare quando eravamo 4 gatti, quando non si riusciva a raccogliere 3 o 4 persone, quando davo gli appuntamenti Parlamento Pulito annunciate le 300 persone eravamo in 9, quando praticamente sia in rete, dove io ho fatto più attività che territoriali, era difficile, avevamo un problema attivo. Io sentivo da tutti i gruppi a livello nazionale che si parlava molto, ma quando poi si dovevano fare delle attività eravamo 4 gatti. Quindi per chi ha vissuto come me famosi zoccoli, bisonti che si mobilitavano, li sentivamo, poi ci guardavamo, ci prendevano per il culo tutti, eccetera, non c'era nessuno. Quindi da un lato è partita questa bellissima onda, da un lato io ho visto i gruppi esplodere sotto le campagne elettorali, quindi questo ha fatto alzare anche un pochino le antenne a chi partecipa nel movimento, dove uno contro uno vuol dire che chi c'era prima conta come chi è arrivato ieri mattina, ma senza però le cose che vedo, le pretese di fare il candidato, perché ho visto molta gente presentarsi e dirmi ciao, voglio candidarmi, PD e PDL, la sezione lì, vai, eccetera eccetera. Quindi la ragione che un vecchio rimbambito stia qua è soltanto un attimo, volevo un attimo essere dentro Londra, perché c'è Londra, perché c'è chiaramente delle cose bellissime, cioè il fatto di ritrovarci naturalmente in centinaio ormai è un fatto normale, così come tu lanci un'iniziativa del movimento adesso, e basta fare un'analisi della progressione dei gruppi, i meetup stavano morendo ragazzi, c'avevamo gente, c'era nessuno, sia in rete che fuori, improvvisamente ci siamo ritrovati una valanga di persone. Ora, se uno si volesse dare un piccolo ruolo, senso anche presuntuoso, il mio unico può essere un piccolo garante e memoria storica di quello che è stato, di quello che è il movimento nei suoi principi essenziali. Poi anche una certa capacità, non mia ma della rete, di riconoscere i propri simili. Mi dispiace, non ho molte doti al di là di essere perennemente incazzato, ma se uno che viene dalla politica mi parla, io dopo 3 parole so se viene dal movimento o viene da un partito. Non c'è niente di male, perché se siamo arrivati a essere probabilmente la prima forza politica in Italia, qualcuno da fuori dovrà venire dentro, quindi non possiamo pensare di essere dei puro sangue. Ci sono tantissime persone che stanno appoggiando la nostra filosofia e che hanno un'esperienza politica. Questo presuppone, secondo delle regole che ci siamo date, che possono fare tutto, agire da civica, darci una mano, eccetera, eccetera, però possono anche aspettare a candidarsi un attimino. Passiamo alle domande. Ok, vai. Allora, come pensi di garantire attraverso la regione la formazione professionale per creare nuovi posti di lavoro? Domandone. Due cosette. Diciamo che a livello di impostazione le buone notizie noi non ne abbiamo. Vedo una serie di domande che stiamo creando a nostra insaputa, un piccolo, diciamo, un mini leaderismo, no? Ognuno pensa, propone, fa, eccetera. Per me la regione è un ente inutile, abbiamo fatto un sondaggio sul blog per il quale, così come è fatta la regione è composta, genera solo un centro di costo, di spreco, di denaro pubblico, di denaro dei cittadini, eccetera. Il mio augurio per chi entrerà al mio posto, gli altri che saranno dentro, gradirei che va gente dentro con l'accetta, gradirei che va gente dentro per demolire una certa situazione con difficoltà, e crea poi i presupposti per finanziare lo sviluppo, perché se non abbattiamo
spese consigliari, auto blu, privilegi, consulenze, ambaradam della regione, poi possiamo qui fare le solite assenzioni dei politici di principio, ma poi i soldi non è che ce li possiamo inventare. Allo stesso tempo un'altra cosa volevo dire, non pensi il sistema che il Movimento 5 Stelle, che eredita una situazione di miliardi di euro di debiti accumulata dalla classe politica, poi faccia il piccolo Monti che mette in liquidazione, prestanome della liquidazione dei servizi dei cittadini. Quindi il Movimento ha bisogno di interessarsi, di fare determinate azioni per ristrutturare il sistema, deve avere però il respiro giusto, cioè non pensate che il Movimento 5 Stelle faccia quello che i politici non hanno fatto godendone. Allora, alla luce degli ultimi eventi di piazza, sei favorevole al numero di matricola visibile dei cenerini antidimostrazione? Sì, la proposta nasce tantissimi anni fa da un blogger su Blog di Grillo, ripresa dalla sua provenienza, lui vive a Monaco, tra l'altro non era nemmeno un fan di Beppe del Movimento, ci scontravamo nei 5 minuti. E sono praticamente 5 anni, ragazzi, che questa proposta in rete, sul territorio, tutte delle identificazioni sui caschi gira, e quindi non è ovvio che ci sono degli interessi per non farlo. Ringraziamo. Ciao. Ciao. Ciao.